tavoli, ma ci tenevo comunque ad essere qui a dirvi grazie, perché l'appuntamento di oggi è molto importante per il PD di Bologna, perché, come diceva Davide, rispecchia in pieno una delle necessità che noi sentiamo in maniera più forte, cioè riavvicinare i cittadini, in particolar modo le giovani generazioni, a un mondo che per troppo tempo hanno percepito come lontano. Quindi benvenga anche una sede nuova che tra l'altro mi riporta indietro a qualche anno fa, quando ancora si facevano serate divertenti tra universitari. Però è bello perché bisogna stare nei luoghi frequentati dalle giovani generazioni di questa città, bisogna uscire da quelli che sono i recinti classici delle nostre iniziative politiche, bisogna essere capaci di dare tutti il proprio contributo. Certo, lo sappiamo, siamo un partito molto ampio in cui al suo interno convivono posizioni e punti di vista differenti, però vedere tanti ragazzi e tante ragazze della nostra città, in particolar modo vederne di diversi rispetto a quelli che siamo abituati ad avere tra le nostre fila, che sono comunque numerosi e a cui va il nostro grazie, non può che essere un patrimonio che il Partito Democratico di Bologna non deve disperdere. Non lo deve fare perché voi sapete che le ultime elezioni utili, le elezioni regionali di novembre del 2014, il 63% degli emiliano-romagnoli è rimasto a casa. Quindi ha scelto di voltarci le spalle, ha scelto di dire non crediamo più nelle istituzioni e nei partiti che poi si candidano a governare quelle stesse istituzioni. E questa è una sfida che riguarda innanzitutto il PD, perché il PD è l'unico partito vero sulla scena politica, non solo locale ma anche nazionale, perché se non c'è il PD c'è la demagogia del Movimento 5 Stelle o l'estremismo a volte anche xenofobo della Lega Nord. E quindi noi abbiamo bisogno di energie nuove, abbiamo bisogno di persone che, come avete fatto voi oggi pomeriggio, si ritrovano qui per discutere con tanti amministratori, tanti dirigenti politici, delle cose che poi riguardano la vera vita delle persone, perché a volte la politica, i partiti, citando un'espressione di una canzone di Guccini, chiacchierano di nubi, cioè chiacchierano di cose che poi stanno ben al di sopra di quelle che sono le necessità del quotidiano. Allora noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di riacquistare credibilità, abbiamo bisogno di far sì che ci sia una nuova connessione tra chi spende tanto tempo della politica come facciamo noi, come fanno tante persone qui presenti, e a partire dall'onorevole Ascani, che saluto e ringrazio per questa sua visita a Bologna. Speriamo di avere anche altre occasioni per poterci confrontare insieme. Noi abbiamo bisogno di questo. Vedete, in sala c'è un ragazzo, Marco Lombardo, molti di voi lo conosceranno. Con Marco ci siamo confrontati partendo da posizioni differenti, ma poi ci unisce la necessità e la consapevolezza di dover lavorare insieme, di dover lavorare insieme per questo partito, di dover lavorare insieme per fare sì che la politica possa ritornare ad appassionare. Quello che voi avete fatto, quello che Davide hai messo in piedi assieme ai ragazzi che ti accompagnano in questa bella avventura, è un passaggio per noi molto importante che non sottovalutiamo, che non accogliamo con l'ironia perché siamo in una discoteca. Ce ne fossero di più di iniziative in cui il Partito Democratico porta la sua voce nei luoghi frequentati dai giovani di questa città, altrimenti ci immaginano sempre chiusi, asserragliati nei nostri uffici a chiacchierare dei nostri destini personali o a pestarci piedi vicendevolmente. Invece oggi vi siete ritrovati qui, avete parlato delle cose vere, vi siete confrontati sul futuro di questa città, di questo nostro territorio metropolitano. Sono sicuro che ci consegnerete un bel po' di idee da mettere a disposizione del PD e della campagna elettorale, a disposizione di Virginio Merola, che è il nostro candidato sindaco e che vogliamo confermare all'appuntamento elettorale che sarà con ogni probabilità domenica 5 giugno. Per cui davvero grazie, per cui questo è il senso del mio arrivo un po' frettoloso, ma ci tenevo davvero a salutarvi, a portarvi il saluto di tutta la federazione del PD di Bologna, perché abbiamo bisogno di energie nuove. Abbiamo bisogno di un po' di entusiasmo e soprattutto, lasciatemelo dire, concludo, noi che ci poniamo nel campo della sinistra moderna, europea, riformista, abbiamo bisogno di apparire alle persone non come quelle persone, come
quei politici un po' tristi che annoiano se stessi, annoiano anche chi li ascolta, ma come magari personalità capace anche di dialogare in maniera nuova e effervescente e di sintonizzarsi così con le tante esigenze che altrimenti i partiti e la politica rischiano poi di vedersi sfuggire di mano. Per cui davvero grazie, buon lavoro a tutti e sono convinto che questo sia solo l'inizio di un percorso comune. Buon lavoro ragazzi.